Ciao a tutti, sono Stefano D'Ambros, lo ski man personale di Bruno De Bertolis e del team Excalibur Lee Sport. Ora vi mostrerò com'è che lavoro per preparare le sci da gara. Ok, prima di tutto dobbiamo preparare le sci tutti uguali. Quindi, cosa fondamentale, dare una bellissima pulita con il diluente. Io uso quello della Rode, che va benissimo. Allora, preparati gli sci tutti uguali, usciamo sul campo gara, campo neve, e facciamo zero test. Io uso sempre test a fotocellula. Allora, lo zero test, che consiste nel provare 10 paio di sci in questi paletti intorno ai 10 secondi, fare 4 prove per ogni paio di sci e rilevare il tempo e dopo fare una media. Dalla media il più veloce diventa lo sci numero 1 e a seguire tutti gli altri, dove aggiungeremo il distacco che prendo dal primo paio di sci. Bene, le 10 paia possiamo usarne solo 6 perché altri 4 hanno i distacchi troppo distanti, quindi sono troppo ingannevoli. Cosa facciamo? Prepariamo 4 paia con 4 basi diverse, che sono queste, Toco, Svix, Master e Star. E tutti li ceriamo con una cera Svix. Le restanti 2 paia li basiamo tutti con la Star HF10 e li ceriamo con la Mad Macros e la 29 della Star. Così da poter avere un test incrociato, incrociando cera e base, e così anche ci agevola il lavoro e siamo più veloci. Bene, trovato il prodotto migliore, prepariamo la sci per la gara. Bene, passiamo alla ceratura degli sci. Cosa molto importante è temperatura del ferro, quindi seguite le indicazioni che di solito sono segnate sul tubetto della cera. E usate sempre la maschera, cosa fondamentale. Vogliamo vivere a lungo. Questo è uno sci da gara, pronto per correre, fate finito e questo è tutto. Ricordatevi sempre, temperatura della neve, umidità, zero test fatto bene. Se avete possibilità ricordarvi l'ultima nevicata, se neve artificiale o naturale. Quando sapete queste cose potete iniziare un bel lavoro. Il segreto è tanta passione. Tanta passione, alzarsi presto la mattina e di andare. Ciao a tutti, stay tuned e buon double pulling!